Finalmente siamo... No! Ma guardate che schifo! Ma... Siccome costava poco, non importava venirla a vedere, vero? Vi siete fidati di quello che vi ha detto il locatore al telefono e poi siete andati a casa del padre del locatore e avete firmato il contratto. Voi siete veramente dei cretini. Ci ha fregato. Vabbè, ma non è proprio così messa male. Fa schifo. E questi sono quelli che chiamava preziosi quadri d'autore. Ma sono i disegni di un neonato. Ma che vergogna. Ma questo non è il ritratto che tua nonna ti ha fatto per Natale? Ma mia nonna ha il mobile di Parkinson. Appunto. E l'antica e decorosa mobilia. Ma questi mobili non sono antichi, sono proprio morti. Questo sarebbe il telefono. E meno male che avremmo avuto a disposizione tutte le più avanzate apparecchiature tecnologiche. Sì, prima di riuscire a comunicare con quello facciamo prima fare segnali di fumo sul terrazzo. Ragazzi, tranquilli, sono convinto che di qua la casa sarà bellissima. Ma quello mi sente, eh? Ah, sei sicuro che anch'io ne dico quattro? Sì, sì, vedrete, anch'io adesso vado e... No, non gliene dico quattro. Vedrete, no, vedrete. Scusa, cosa stai dicendo? Voglio dire che io, sai come ho sempre vissuto in ville, nessuno si è mai preso gioco di me. Quindi, come dice il detto, ride bene chi... Ma chi? Io? Pensa che gente mi guarda. Ma come ti vedi? Mi sono della strada, mi penso lento. Che sono venuto a abitare con Pippo e Topolino. Ah, ma che Pippo spiritoso, ci conosci da anni. Lo sapevi benissimo con chi venivi ad abitare. Sì, ma non si finisce mai di imparare quanto può essere crudele la natura. Zitti, zitti. E meno male, questo doveva pure essere l'appartamento più silenzioso della città. Questa è la tua pancia, non è il rumore del traffico. E vabbè, non ho fatto colazione stamattina, quindi... Ma chi è? Chi è? Il padrone! Ah, ah, eccolo lì! Ma fammi, ma ora mi sente, eh? Sta a sentire quante gliene dico adesso! Avanti, aperto! Venga, venga! Bellissima giornata, Rizzo! Avete visto l'appartamento? Sì! Io invece non ho visto niente. Mi piace? Ah, glielo dico, eh! Allora, appena entrati! No, 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 glielo dico! No, no, glielo dico! No, me l'hai detto! No, cascare! Cascare dalla meraviglia! Perché non te l'aspetti così bello quando entri alla... Per non parlare della bellezza sfolgorante e della gioia di vivere che trasmettono questi quadri. Ecco, se poi mi potesse dire dove si trova la galleria, l'autostrada. Cosa? No, se poi mi potesse dare la strada della galleria. Quadri? Li ho comprati da una simpatica signora. Carla Manetti si chiama. Ma è mia nonna! Appunto! Beh, e per non parlare, ecco, di quel telefono che, come dire, dà un tocco di classicismo a tutta la casa, beh, non avrei saputo far di meglio. Sì, ok. Per non parlare della televisione. Ecco, meglio non parlarne. Beh, sono contento che te piaccia. Ci vediamo alla fine del mese. Sembra che non scappiamo prima. Era una battuta. Tentavo di strammatizzare. Ma comunque è molto popolare, quindi adatta ad un vero comunista come me. Guarda, lasciamo perdere, eh? Sì, sarà meglio mettere tutto a posto qui. Ma vi rendete conto che ci abbiamo messo 3 ore ad attraversare la città? Beh, senza considerare che stavo controllando la strada e che stavo pure guardando la cartina. Era la cartina della Spagna quella che stavi controllando. Pignolo! Ragazzi, smettetela di litigare, mi è venuta un'idea fantastica. Che ne dite se vi faccio sentire la mia ultima poesia? Sì! Ero sicuro che 2 intenditori come voi non avrebbero saputo resistere. Bene, immaginate di essere sulla Torre degli Asinelli durante una lettura d'Antis. Ci sono stato. D'Antis. Come se io fossi il sommo poeta Vate. Bravo, Vate. La vita inebriante di colori, la sento che sfuggivo e scappa tra le candide dita della mia mano. Allora io cerco di afferrarla, ma essa è giunta alla fine. Allora gusto ogni momento con dolce terrore. La vita è amarti, possederti, soggiogarti, barattarti con una bandiera di Cuba. Questa è la vita, sì, sì, sì! Ma stretto e duro! No! Ma... Siete no. Due schifosi, siete! No, no, che... È stretto no. E duro! No! Hai visto come hai fatto arrabbiare? Io! E certo, il pubblico davanti a me! Sì, ma è tu dietro che dicevi sì, sì, questa è la vita! Ah, no! Non c'entra questo! Io! Sono venuto per
ricordarvi di accendere lo scaldapane. Grazie! Ma forse non ne avete bisogno. E come no? Siete già abbastanza caldi. No, no! Maiali! Porchi! È stato un equivoco, però io adesso... Maiale, porchi a noi! Dopo quello che ci ha detto! Ma perché? Che ha detto? Usare parole come scaldabagno! Ma tu sei veramente un cretino! Sì, Marco, è proprio di questo che dovremmo parlare, ecco, se hai un minuto, cinque minuti, un giorno, una settimana. Ma accendi un po' di tempo, tu sei mio amico. Grazie. Io avrò sempre una parola di conforto per te. Sempre. Senti, avrei ecco una domanda da farti, ma non una sciocchezza, la lascio perdere. No, dimmi tutto, dai, vedrai che dopo stare meglio, confida. Dici? Eh sì. E va bene. Ma secondo te io sono un po' ignorante? Ma no, tu non sei un po' ignorante. Tu sei completamente ignorante. Tu sei talmente ignorante che sei convinto che la Laura sia il nome della donna pronunciato male. Ma non si dice Laura. Appunto. Vabbè, facciamo così. Un proverbio. Dimmi un proverbio e guardiamo se... Vabbè, occhio per occhio. Occhio alla seconda. Vabbè, Marco, scusa, facciamo così. Le mani parevo triste. E poi una frase. No, una frase difficilissima e guardiamo se capisco il senso. Devo mettere a posto la mia roba. Marco, ti prego. Questa è l'idea più cretina che tu abbia mai avuto. E tu hai soltanto idee cretine. Sì? Ti do 500 euro e il numero di una mia amica che piacciono i tipi intelligenti ma sfigati come te. Ma certo che ti aiuto. Sono tuo amico. Sapevo che potevo contare su di te. Allora, però facciamo così. Ti dico una parola e facciamo prima. Tanto le so tutte. Va bene. Pronto? Prontissimo. Mi raccomando, non suggerite, eh. Dai, non fatevi riconoscere. Allora, dimmi cosa vuol dire depauperare. Proprio depauperare. Depauperare. Ci posso pensare un attimo? Va bene, pensaci. Io intanto metto a posto la mia roba. Sì, 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 sì. Tra 5 minuti torno e voglio la risposta. Sì, se vuoi metti a posto pure anche la mia, così ne passano altri 5. No, no. E non guardare il vocabolario. No, no, tranquillo, tranquillo. Magari sapessi cos'è un vocabolario. Depauperare. È italiano. Secondo me è inglese. Me lo scrivo così. Marco! Con l'apostrofo senza! E ce ne metto due, magari. Pronto? Sì, buonasera, salve, sono Andrea. Se lo so che lei non mi conosce. Senta, sa mica che cosa vuol dire la parola Pronto? Pronto? Che ignorante! Questa volta lo leggo, ti prego io, mascherina. Sì, pronto, salve, buonasera, indagini di mercato. Sa mica che cosa vuol dire la parola depauperare? Per ora il 50% degli italiani lo sa, il 40% degli italiani non lo sa e l'80% e quello che resta lo sa ma non lo usa. Ah, lei lo sa, perfetto, e che co... Pronto? Pronto? Che ignorante! Pronto? Salve, lei ha un vocabolario? No, perché il vocabolario conosce la risposta. Come, scusi? Come ha detto? Dove è che devo andare? Ma cosa c'entra il mulo? Allora? Ma guarda, è così semplice! Che manco te la dico! Che cretina! Ma non sembra possibile, eh? Non so bene. Venga, si accomodi! Le sembra possibile che io sono costretto al destino a vivere con due persone così? E ho cominciato a 5 minuti, eh? Uno è un poeta comunista incompreso, veramente incompreso, eh? E l'altro è un miliardario donnaiolo deficiente. Ma veramente deficiente! Io che sono una persona così integerrima, intelligente, una persona di gran gusto, chic, che è... Marco, grazie. Il tuo pigiama è con gli elefantini celesti, dove lo devo mettere? Vado che quando gli elefantini chiamano... Era una battuta così. Ha bisogno di qualcosa? Sì. Volevo dire che oggi ho giù muori e quindi in questa casa niente musica. E niente feste. Ah, non si preoccupi, tanto noi odiamo la musica e le feste. Vabbè, mi raccomando. Sì, sì, chiama tutti, dai! Il Bunker, il Bestio, Roger e il Bunker Rabbit! E tutti quelli del Club Kalashnikov! Voi che fate? Non venite alla festa? Noi festeggiamo! All'anno scorso
bandiera rossa. E basta, tutte le mattine bandiera rossa, mi sembra di stare a colazione da Lenin. Magari, certo la colazione sarebbe più frugale, ma ti immagini che conversazione. Certo che me lo immagino. Che cosa mangiamo oggi, il piccolo Ivan Arrosto o Nicolai Tocchettini? Ma è mai possibile che voi capitalisti, per parlar male di noi compagni, vi aggrappiate sempre a questa invenzione dei bambini, invece di pensare alla vostra politica di sfruttamento del terzo mondo con il quale avete contratto un debito? Ma un debito che... A proposito di debito, guarda qua, sono arrivate le bollette. Acqua, luce e gas. È inutile che guardi me, io lo sai, sono contro il consumismo, quindi non consumo. Va bene, allora, visto che non consumi, domattina niente caffè. Sì. Anzi, dai una mossa a questa, va? Così ti senti a casa. E cosa ti fa una bambola a casa nostra? Ma come, non lo sai? No. Questa è dell'ultima tipa con cui è stata Andrea. No, ora dopo mia nonna, a sentire Andrea donna molto esperta, ora le bambine! Ma no, Enrico! Allora, questa tipa per eccitarsi ha dovuto fare la donna incinta, sì. Andrea è il dottore che la fa partorire. E tu come lo sai? Ho dovuto fare l'ostetrica. Ragazzi, lasciatemi libero il bagno che ho un appuntamento con Josuan, con Joslen, che no, con Giuseppina, la ragazza francese. Josephine, cretina. Io che ho detto. Scusa, poi un appuntamento alle 9 di mattina. Non è mai presto per iniziare, sai com'è. Ah, Andrea, caro amico nonché coinquilino. Sì, ma io. Un attimo. Vorrei far leva sui tuoi buoni sentimenti e sulle monumentali risorse economiche ai tuoi genitori per farti presente che ci sarebbero pervenute delle scadenze. Ah! Se è scaduto il latte è colpa di Enrico, io lo avevo detto, compriamo quello a lunga conservazione, ma lui no, magari lo trattano chimicamente o forse transgenico, meglio il latte fresco, così capita che la mattina vado a prendere il latte che è scaduto da così tanto tempo, che dentro c'è la pecora Dolly che nuota. Le bollette, Andrea, sono da pagare. Certo! No, noi le appoggiamo qui sul tavolo e aspettiamo che da sole vadano a pagarsi alle poste. Ma lì non c'è un tavolo. È una battuta! Allora non sono solo le mie battute a non far ridere. Sono le uniche. Comunque, ho capito che non hai più una lira. Va bene, ragazzi. Un euro semmai. Stai zitto, bolscevico, eh? E va bene, questo mese sapete che qualche cena di troppo, qualche serata in più un disco, i regali a tua nonna. No, sua nonna. Non mi dispiace dirtelo qua, ma anche tua nonna. Ma mia nonna è il Parkinson! Appunto. Sei veramente uno schifoso, va bene? Io non ce la faccio più a vivere qua con voi due, va bene? Oltretutto sono l'unico che lavora e che a fine mese paga le bollette. Sapete che vi dico? Io me ne vado! Ciao! Io me ne vado! Me ne vado! Sto andando via! Sto andando! Ho già chiamato il taxi! Vado via! Vado via! Tieni! Non è possibile, tutti i mesi la stessa storia! Non si può andare avanti così però, eh! Oh, oddio! Questo è il padrone di casa! Ora vuole essere pagato! Cosa? Non lo avete ancora pagato? Eh no, abbiamo detto che tu eri morto e che ci... Cosa? Sì, non mi sono per il tuo funerale, sì. Una cosa? Tieni, questi sono per te. E che cosa sono? Sono i biglietti di condoglianze che sono arrivati. Io mi sono sempre dimenticato di darteli. Che belli amici che siete! Che bella considerazione che avete di me! Organizzate il mio funerale e non mi invitate nemmeno! Che cretino! Ma no, io voglio dire una cosa, ci inventiamo! Oddio, io vado alla fine. Lasciamo le mani. Come stai? Bene, sono bene. Però se magari mi potesse tornare, che ne so, tra un po' un mese, ecco. Volete farmi aggrappiare? No, no, non è vero che stiamo bene. Il nostro migliore amico è morto da poco. Sono disperato. Penso che non abbiamo ancora tolto le sue cose da camera sua e noi dormiamo ancora insieme nello stesso letto. Sono disperato. Puoi stare zitto, lascia. Lei capisce in che situazione ci troviamo. È ancora caldo. Immagino. E lei ha il coraggio di chiederci dei soldi. Ma cosa sono i soldi in momenti come questi? Sono soldi, Enrico, non è che sono elefantini. Ha ragione. Ci manca. Lei non immagina quanto. Ma che è successo? Perché a lui. Lui è sempre qui. I nostri cuori. Cuore, ho detto cuore. Lei deve capire che noi lo vediamo ancora qui. È qui con noi ancora. Lo vediamo entrare da quella porta. Con la sua espressione di spine, sempre soltanto un concetto, che è, ehi, sono un cretino! Capisce? Poi dobbiamo andare al suo bonsai e dire, Pici Pici, come stai? Lei capisce quanto può mancare un uomo che dice, Pici Pici a un albero, no?
Poi prendeva il giornale. Sapeva leggere? Nessuno lo saprà mai. Lo teneva sempre alla rovescia. Poi se la stava sbuffando e uscì. E poi lo vediamo ancora, qua giù. E lei deve chiederci dei soldi quando... Beh, ha ragione. È sembrato anche a me a rivederlo. Per i soldi non vi preoccupate, li passerò. Per la prima volta nella vita mia mi sono commosso. Certo che ho proprio una grande proprietà di linguaggio. Enrico, ti puoi svenire a piedi, dai. Vediamo un po', vediamo. Charlie, Enrico, che è successo? Chi è morto? Quest'ultimo modello di scarpe Nike. Tutti quei bambini indiani a cucire tutti i giorni con le loro manine. Con cosa dovevano cucire? Con i piedi? O metti caso con il naso? Pensa che schifo se per uno starnutisce. Sei un cretino. E poi quali queste? Oh, sono comodissime e leggerissime, sembra quasi di non avere niente ai piedi. Tu in testa non hai niente. È la brutta bestia l'invidia. Oh mio Dio! Cos'è, un graffio sulle scarpe nuove? Avessi trovato un graffio sulle scarpe nuove, sarei svenuto all'istante. In bagno, c'è una perdita! Come faccio ora? Porca di una... Che glielo dici? Tutto allagato, ma ora come lo diciamo a Marco? Manteniamo, stiamo calmi. Sì. Tutti per tutti, uno per sette, otto per otto. Ciao ragazzi. Ciao Marco, come stai? Ora non me ne parlare. Per colpa di quella bestia del direttore ho dovuto fare due ore di straordinario. Ora l'unica cosa di cui ho bisogno, grazie, è un bel bagno. No! 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 Il giornale sul divano? No! Io vado a fare il bagno, va bene? Secondo te si arrabbia? Ma no, dai, è pur sempre il nostro amico Marco, lui è sempre caldo e rilassato, dai. Mettiamo. Va bene. Ah! Ah, il bagno! Al posto del bagno c'è un lago! Ho visto gli angeli che stanno invocando il loro dio per far aprire le acque! E ci sono anche delle paperelle di gomma che galleggiano! Che sono tue! Questo non ha importanza! Comunque, io non voglio nemmeno chiedervi se avete i soldi per chiamare l'idraulico! E fai bene! Marco, non ti preoccupare! Lo sistemo io! Ti proibisco di entrare nel bagno! E che cosa vuoi fare, chiamare un idraulico? Con quello che costa? Marco, abbi fede! Lo sistemo io! Va bene, so che me ne pentirò, ma va bene. Sappi che però metto nelle tue mani la stanza più importante in questa casa, così come se si trattasse la mia stessa vita. È esagerato. Sei in una botte di ferro. Conoscendoti è più probabile che sia divino. Botte di ferro, almeno la botte galleggia. Sta zitto! Ma questo ormai è una questione personale. Vediamo cosa ha fatto. Belle tutte quelle paperelle di gomma. Cos'è? Infanzia traumatica? Guarda che anche tu non è che sei messo tanto meglio, Tre sommergibili e due incrociatori. Ieri ci siamo dovuti sorbire la battaglia di Saratoga nella vasca. 3 ore di perfetta strategia navale, Almeno finché quell'incrociatore non si è perso in quel banco di schiuma. Il mio almeno è un passatempo virile. Vabbè, anche le paperelle con i loro due cucciolaricioni. Vedrete che è così? La sistemiamo! È questo! Avanzava, io chi ce l'ha messo lì? Non lo so! Vieni! Io non so che peggio andrà che smonta il water, tu che lo reggi che sto qui senza far niente, è questo! È un bel potente, oddio, no, picchiamo lei adesso! Chi è? Mamma, papà! No, anche non è proprio il momento migliore, però, questo! Senti, Marco, non ti lamentare! L'alternativa era andare a fare la spesa lì per coppia! Meglio la morte! Ma non che confusione in questa camera! No, spesso è fare... No, non è un water, no. Signore, no, questo è, sa, quest'arte moderna, è un
originalissimo sgabello. Qui ci si può sedere per leggere, poi all'occorrenza una lavatina di vento. Io ce l'ho messo tutto per tutto. Ce l'ho messa proprio tutto. A lui! A lui che cosa ci fa? Per sito da su! Sono il ventilatore di casa. Perché lui voleva. Allora si sta allenando. Sì. E che cosa ci fa con la chiave inglese? Combatte contro pesce martello. Era una battuta. Tanto per dire. Ma ho capito. Ci devo pensare io. Grazie papà, grazie. Ci devo pensare io. Perché? Perché? Vieni. Mi sembri un pochino smarrito. Adesso ho capito da chi ha preso, come dice detto, tale madre. E finisci le frasi, tale madre. Finita. Ma che cretino. Bella la foto che ha sulla maglia. Sei te da piccolino, eh? Quanti anni avevi? È il Che. Ah, il Che, beh, chi? Che Guevara. Ah, Che Guevara, beh. In che squadra gioca, mi sembra? Ma che cretino. Meno male che è venuto tuo padre a sistemarci il bagno, sennò chissà noi ora dove eravamo. Ma mio padre è fatto così. È talmente tirchio che ha imparato a fare qualunque cosa per conto proprio. Pensa che lo scorso mese doveva farsi le lastre e per farsela ha collegato il forno al microonde al radiatore. Ah, e che dicevano le lastre? Niente, però è venuto cotto bene. Ma dove vai vestito così? Beh ragazzi, non ho avuto tempo di cambiarmi e quindi ho avuto un'idea su due pinne, su due piedi. Ho organizzato una festa in maschera. E tu da chi saresti vestito? Ma da Gary Busey in un giovedì da leoni. Che cretino, mercoledì da leoni. E scusa, la tavola? Però, questa è l'idea. Che cretini. Ma prendiamo ragione. Vabbè, vai te. Vai, stai riuscendo, vai. Yeah. Buongiorno, salve, come va? Volevo fare venire i miei compagni. Mamma, Marco è per te. Per me? Buongiorno, volevo fare venire l'enciclopedia. Vai a cagare, sei l'enciclopedia. Enrico è per te, è una bellissima ragazza. Ah, bene, bene. Sì? Voglio fare l'enciclopedia. E posso entrare? Ma certo che posso entrare, e mi accomodo, Ma non rimango in piedi. Lo so, ecco, vedi io lo so. Ma benissimo cosa sta pensando. Lei starà pensando a cosa le potrà servire questa enciclopedia, ecco, ma è semplice, ecco, a lei per esempio le potrà servire questa enciclopedia, ecco, le potrà servire per aprire la sua piccola mente obnubilata e la innalzerà all'empirio. Ma è arrivato il momento di scegliere tra la conoscenza e l'ignoranza, lei cosa sceglie? Ma la conoscenza, non avevo dubbi, Adesso prende i moduli che deve firmare, e con due firmette riceverà a casa 37 volumi alla modica cifra di 12.000 euro. Ma questo mio sono di non capire che cosa siete leggendo, mi senti di questa normalità, sì, capito sui dettagli, E forse ho sbagliato un momento, Magari torno un'altra volta, Rimango? Oh? Vado. Vado. Vado città, Vado. E ora tocca a Marco. Marco! Eugenio Ficetti, noto medico, ha dichiarato: 3 italiani su 4 hanno l'influenza. Chi non ha fatto il vaccino ha sbagliato. Infatti questo virus è spaventa per la sua virulenza. La prima volta che l'ho osservato al microscopio ha battuto sulla lente dicendomi: "Axo, guardi!" Questo è un clima drammatico per i funghi, ha dichiarato Giacomo Corelli, note dermatologo. Cresce la paura per gli assalti alle ville. La situazione sta diventando insopportabile. Ieri una famiglia si è resa un postino. Passiamo allo sport. Guarda che non si può andare avanti così, Cosa sta
stai facendo? Beh, sto andando avanti in maniera grazia. Non intendevo in quel senso. Dov'è Enrico? È di là. Enrico! Shhh, piano! Perché devo far piano? Poi voi non sapete in che situazione siamo, eh? Sono arrivate le bollette. Acqua, luce e gas, come sempre. E come se non bastasse, ho incontrato il locatore. Vuole essere pagato anche lui. Marco, questa volta non c'è da preoccuparsi. Abbiamo risolto tutto. Non voglio sapere come. La soluzione è di là in camera tua. È in camera mia? Sì. Davvero? Vai in camera tua. Ah, è in camera mia. È in camera tua, ma... in camera mia. E basta, mio tuo! Ah! Ah! Ma c'è un uomo che dorme nel mio letto! Sì, l'abbiamo affittato. Avete affittato il mio letto? Sì. Ma chi è quello? È un fornaio, lui lavora, quindi paga sicuramente. Non è uno sprovveduto come noi. Parla per te! Certo, lui non è uno sprovveduto, è un cretino! Questa è l'idea più stupenda! Ed inoltre ha una fantastica ragazza che viene sempre a trovarlo! Questa è l'idea più stupenda che abbia mai sentito! Bravi, 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 bravi! Devo dire che nemmeno io avrei saputo far di meglio, eh! Certo, è un fornaio, quindi non è un tipo adatto a me, io che a parte voi ho tutte amicizie altolocate, gente di classe, gente chic. Basta! Gente... basta! Il comunista che in me mi sta dicendo vai là e spoccagli la faccia. Invece un uomo calmo e ragionevole che in me mi sta dicendo no, dai. Perché ti sei affittato il corpo? Io me ne vado. E io ti seguo, va? Pronto, ciao terrore. Sì, senti, c'è per caso Ciccio Spaccagambe? No! Ma come è finito già di nuovo in carcere? Ma, accidenti, avanti, aperto! Vabbè, meglio così, per me non devo dirgli che ho già trovato un nuovo coinquilino. Vabbè, dai, ti saluto che c'è gente, ci sentiamo, eh? Ciao, 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 stammi bene. Ciao, 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 ciao. No, è che questa è un'usanza che noi abbiamo in casa, che quando arrivano ospiti buttiamo oggetti per terra. Prima il telefono e ora il bicchiere, guarda! Mettiti in sopra! Aspetta, prego! Della camera! E prego, accomodati! Grazie! Figura di merda! E cosa? Niente, niente! E comunque spero di non averti disturbato. Sì, tu che disturbi me? No, figurati. Pensa che era al telefono un ciccio lo spacca gambe. Lo spacca gambe? Ho detto gambe? No, no, zampe, zampe, perché lui fa il falegname, quindi tacca, stacca, incolla le zampe dei tavolini, quindi, hai capito? Poi non l'ho trovato perché era in garage che lucidava la sua Ferrari. Cioè, lui ricco comunque, di famiglia. Piacere, io sono Eva. Piacere, io sono Marco. Che bello, ti amo. Sono venuta a trovare il mio ragazzo, il fornaio, ma faccio da sola, grazie. Guarda come scusa che sei stata tua. Grazie per lo schiaffo, è stato bellissimo. Ma l'avete vista? L'hai vista? Ragazzi, sapete che vi dico? Io ci provo, anche se sta con il fornaio. Ma come ci provi? Quando mi ricapita un altro così in casa, io ci provo. Ma tu gli dai anche spallo, eh? Ma sì, ma secondo me ha proprio ragione. Anzi, sai che ti dico? Dimmi. Ti sfido, solo per assaporare il dolce, squisito sapore della vittoria. Che dice? Baggianate! Cosa ha detto? Fesserie! Oh mio Dio, questo è un incubo! Sto dicendo che a me non me ne frega niente di lei, ma ci provo perché mi piacciono le sfide. E ora vediamo chi fra noi ranocchi riesce per prima a conquistare la preda. La preda? Sì, quella dolce e squisita... preda. Ma accetto la sfida! Ma come accetti la sfida? Ma dai! Ma sappi che hai già perso la sfida già prima ancora di iniziare. Vedremo. Ma tu magari ci provi perché ti interessa, perché vorresti proteggerla dal mondo, perché
Vorresti perderti nei suoi occhi oppure, che ne so, tenerla stretta stretta a te sotto le stelle? No, vorrei farmela. Ma questo è completamente andato, però mi ha dato un'idea fantastica. State a sentire, eh? Vorrei tenerti stretta stretta sotto mia ala, mentre irrefrenabile rivoluzione del popolo si compie. Noi! Comunque, sappiate che non vi permetterò di farlo perché quella non è una ragazza, quella è... È un travestito! Ma no! Ma intendo dire che è un angelo! Angelo! Oh, uomo! Voglio dire che è la ragazza più dolce... Dolce! Stanno Giuliano! Cosa sei? Ma cosa? Intendo dire che la ragazza... L'ho capito ora! Voglio dire comunque che è la ragazza più dolce che abbia mai incontrato, va bene? E non voglio che voi la prendiate in giro. Sì. Siamo in tre a provarci. Sì. Oh, e tu ti sei innamorato. Io mi innamoro, che parolone. No, è solo che non voglio che la facciate soffrire. Tutto qui. È stato un colpo di fulmine. Per lui sono tutti fulmine, colpi di fulmine. No. Questo. No, figuriamoci, no, sì. Davvero. Belle. Povero caro, è stanchissimo. Ma si può capire, ha lavorato tutta la notte. Adesso tolgo il disturbo. No! Intendo dire, magari domani che facciamo due chiacchiere così. Vi lasciamo cominciare la sfida, ma non sperare di vincere la partita. La partita? Vincere? Ma di cosa parlano? No, 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 la zia che è partita e vincere. Ha vinto il Superenalotto, una fortuna spacciata. E va bene, magari rimane qua a fare due chiacchiere. Sì, rimane qui con me. Ma dobbiamo far piano, però, che non vorrei che il mio amore si svegliasse. No, meglio se dorme. Non sai cosa mi disse quando si dichiarò? Sì, lo so. Ti disse che quando ti guardava e tu ricambiavi il suo sguardo, si sentiva fortunato e allo stesso tempo migliore, perché aveva davanti a sé la ragazza più bella che avesse mai visto e che avrebbe voluto che quel momento non finisse mai più, perché non avrebbe saputo immaginare momento migliore che perdersi per l'eternità nella profondità dei tuoi occhi. Ma no, mi disse, hai un bel culo, ci mettiamo insieme. Il culo, mi ha fatto a non pensarci, il culo. Forse è meglio se vado in mano. Ciao! Ciao, stavo giusto andando. Ma no, fai no, devi qua. Perché non ti fermi a fare quattro chiacchiere, sai, sono un tipo sicuro io. Va bene. Come sta il fornaio? Bene, perché? No, sai, ho visto che quando dorme suda parecchio. Impossibile. Beh, puzza. Sì, puzza, guarda, tantissimo. Io non ho mai sentito niente. No, è che mi chiedevo, ecco, come tu faccia a vivere con uno così, insomma. E cosa vorresti dire, scusa? Beh, che tu avresti bisogno di un uomo che sappia dormire, che dorma poco, di un uomo, ecco, ricco, altolocato, insomma... E scommetto che quell'uomo vorresti essere tu, eh? Sono contento che tu l'abbia capito. Bello questo pitone. È un bello. Boa, cretino. Un boa? E beh, forse ho sbagliato tecnica. Sì, chi è? Scusa. Ciao, cara, eh. Scusami per Andrea, sai, lui è così puerile. Non ti preoccupare, adesso vado. No! Ma sei fuori? No! Sono un cantante lirico, sto scaldando la voce. Figuro di merda! Accomodati pure, cara. Sai, io sono un intellettuale, un uomo impegnato politicamente, un uomo che analizza la società e cerca di cambiarla in favore dei più poveri. Perché, come dice il mitico Marx, la nuova società borghese moderna non ha eliminato l'antagonismo tra le classi, no. Ha soltanto sostituito alle vecchie classi nuove classi. Quindi urge continuare a combattere, compañeros! Sono sicuro che se darei ascolto ai miei pensieri ne rimarrai affascinato.
Senti, io ho fame, eh? Che ne dici se continuiamo a parlare magari davanti a un panino del McDonald's, eh? Ma che... mi vuoi portare a cena dal nemico? Ma non sai che nei panini ci mettono la carne di tricheco? Io voglio un hamburger! No, no, non se ne parla nemmeno. Ti preparo io uno spuntino sano e nutriente. Vediamo un po'... un bel panino tonno e salame. Ma che schifo! Tonno e stracchino? Meglio se vado, Fatti recitare la poesia che ho composto per te. Davvero hai scritto la poesia per me? Come avrei non potuto! Che dolce! Ma stai bene? Ma no, è la poesia che inizia così! È la sofferenza, capisci? Questo pathos! Ora mi hai fatto sconcentrare, eh? Ah, sì! Bella! Bella, 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 bellissima! Di una bellezza che sconvolge, di una bellezza che distrugge, bella, bella, così bella che... Così bella che... Che mi sono dimenticato di finirla. Sei quasi peggio di Andrea. Com'è andata? Male. E a te? Male, a te? Male. Sei teso? Beh, più che teso, stressato. Vabbè, normale, lo stress dell'esame, l'ansia dello studio. No, in realtà è stato stressante risparmiare tutti quei soldi, poche serate con gli amici, poche telefonate al cellulare e di conseguenza poche ragazze tra le mani. No, scusa, non ho capito. Perché hai risparmiato i soldi? Per pagarmi l'esame. 1500 euro, professor Baresi. Pensa alla persona più onesta che abbia mai conosciuto in vita mia. Onesta? Sì. Pensa, c'è chi chiede 2000, chi 3000 euro. 3000 euro? C'è l'acqua in questa casa. Ma tu sei veramente uno schifoso, Andrea. Ma... accendi, e poi fammi capire, allora, con la laurea in legge cosa ci fai? L'elettricista. Ormai è l'avvocato, cretino. Vabbè, perché scusa, tu pensi che per fare l'avvocato bisogna aver studiato? È normale. Va bene, ti dimostrerò che non è così. No. Enrico? Sono un'altra idea stupida. Ho bisogno del tuo aiuto. Devo dimostrare a Marco che non bisogna studiare per fare l'avvocato. Ah, ci sto, io. Quindi. Zitto. Ma tu per le teste. Io la pubblica accusa e tu l'avvocato di persona. No, no. Zitti tutti e due da finire alcuni. Che idea. Dove eri? Quando è stata uccisa la signora Stewart? Parla! Parla! Dove eri? Sta zitto! Parla! Sta mettendo! Non ho detto niente! Sì! Sono state trovate tracce di fango sui suoi pneumatici! Obiezione, la signora Stewart abitava in pieno centro! Bene, i capulli avevano fatto visita alla signora Stewart alle ore 22:30, ora in cui peraltro è stata assassinata! Certo. Obiezione, la testa che peraltro il miope ha detto di aver visto uscire da casa della vittima un uomo alto e aitante! Ma io sono alto e aitante! Io! Inoltre l'omicidio si è verificato alle ore 24, come in tutti i casi di omicidio che si rispetta! Quindi le nega pure di essere stato l'amante della signora McNamara! Chi? Chi? Chi è la signora McNamara? Che lo sa, lo deve sapere lei. No, io conoscevo una madre. Stewart, la signora Stewart, andiamo avanti. Le riformo una domanda. Quindi le nega pure di essere stato l'amante della signora Stewart? Certo, 96 anni. E la lettera che è stata trovata accanto al suo corpo? Un nostro perito calligrafo l'ha autentificata. È stata la sua mano a scriverla, che peraltro ha tentato di camuffarla scrivendo con la sinistra. Obiezione, l'imputata ha un fratello gemello che peraltro è mancino. Ma morto 2 giorni prima dell'omicidio. Non è vero, ha finto la sua morte per incastrare l'imputata. E le prove del DNA? Ma le prove del DNA si può benissimo dimostrare che siano state contraffatte. Basta! Sono stato io che ho ucciso la signora McNamara, la signora Stewart, e quando sono tornato a casa ho violentato anche la portiera! Ma finitela! Che ti avevo detto? Non bisogna aver studiato per fare un avvocato. Hasta la vittoria sempre! Carismas compañeros, andiamo in guerra! Prendiamo de pueblo e se va a far la rivoluzione, pigliamo le armi e forcom e sbattiamo... Andrea, un minuto! No, che sto seguendo... Seguire le lezioni! No, sì, in realtà seguo una ragazza da quando esce di casa fino a quando entra a facoltà. Guarda, ho qua una foto. No, non c'ho, eccola qua. Ho capito, vabbè, l'hai pedinata e l'hai fatto una foto, sì. Ma perché mi ha preso? Ma ho pagato un investigatore privato che lo facesse per me. Andrea, guarda un attimo, leggimi questo discorso, sì, così mi dici cosa carissimi ne pensi. Carissimi compagni... Bellissimo. No, dai, Andrea, seriamente, dai, dai. Carissimi compagni... bello. Lotta al potere dei capi padroni, abolire il regime imposto dagli stati del G8, perfetto. Le 35 ore di lavoro, la pace non si fa con le cannonate...
ma con le manifestazioni, tutti per mano uniti per una società migliore dove trionfa la giustizia. Bello, io aggiungerei anche che si stava meglio quando si stava peggio, che non esistono più le mezze stagioni. Ma dov'è che devi tenere questo discorso? Alla 50ª fiera della retorica? Comunque tranquillo, farei un figurone in piazza con i tuoi amici. Sì, sì. Scusa, dimenticavo, con i tuoi compagni. Bravissimo, sì. Allora, visto, hai visto? Sì, sì. Buona giornata. Sì. Ora. Pronto? È il signor Gazzarra? Sì. Sì, sto bene. Bene. Beh, Gazzarra. Beh, Gazzarra. Ben Gazzarra! Oh! Guardi, ho avuto un contrattempo. Non potrò tenere il discorso alla riunione di condominio di questa sera. Sì, lo so, ma guardi, mi cre... Vabbè, d'accordo, fa... E arrivederci! Oh, ma questo è un tale che... Ma... Cosa c'è, Marco? Ti vedo un po' sciupato. Sciupato come ti ammazzo! Lo so, la strada qua sotto è diventata un inferno. Ma che strada, le poste! Hanno tentato di rapinare le poste! No! Mi reghettino! Ma non sono un gatto! Piccolo Marco, adesso fai un bel respirone e di tutto a Babbo Enrico, Allora, io... era il mio primo giorno, tra l'altro. Sì. Io lavoravo da 2 ore. Era una macchina. Sì. Timbravo, incassavo, spedivo soldi. Timbravo, incassavo, spedivo soldi. Timbravo, incassavo, spedivo soldi. Sì, ho capito, vai avanti. E a un certo punto si avvicina uno con un passamontagna e mi dice: dammi tutti i soldi che hai nella cassa o ti ammazzo. E mi fa vedere una pistola. Per tutti i Fidel Castro. E allora io lo riconosco. Oddio, era Ricky di un ex compagno delle medie. Scusami, ma come hai fatto a riconoscerlo se lui aveva il passamontagna in testa? Ma è semplice, perché lui alle medie veniva sempre col passamontagna. Arrivava in motorino e diceva: oggi interrogano! E noi sì! E lui scappava! No, ho capito. E poi? E poi lui mi ha detto: allora dammi tutti i soldi e t'ammazzo! E io ho detto: una pistola, ce l'ho qui! Oddio! Porca miseria! E poi cos'è successo? Sono ancora sotto shock. Mamma mia. Poi è successo che... E poi è successo che se n'è andato. Porca miseria. Ma Marco, ma tu adesso devi stare tranquillo. Ma ti pare quello lì dopo la figuraccia che ha fatto se si ripresenta alla cassa? Ho capito, però ti capisci che è stato... Oddio! Marco! Stai tranquillo, vado io ad aprire la porta. Ma devi stare un po'. Devi stare lì e devi rilassare. Va bene? Okay. Capito? No, Righini, per favore, ma non mi riconosci? Chi è questo Righini? Io non ti conosco! Fatale, io sono Marco Manetti, primo banco, più bravo della classe! Cioè, ti prendevo sempre in giro! Ma sarebbe meglio non ricordartelo! Senti, forse ti stai confondendo con qualcun altro! No, ti ricordi quella volta che ti ho passato il compito di geometria e tu, nonostante tutto, hai preso 3? Per forza stavo facendo il compito di storia! Certo che quando ti ci metti sai essere proprio ignobile, eh! Zitto anche tu! Ora basta con queste puttanate! Voglio i vostri soldi subito o vi ammazzo! No, Righini, ti prego! Ti sembra un prete, vai a prendere il denaro! Ma certo che dopo tutto quello che gli hai fatto passare, io la definirei proprio un'infanzia traumatizzata. Gli potresti anche dare una mano, no? Bravo, prendi i soldi, hai sentito cosa ha detto Fidel Castro? Oh! Cosa c'hai da dire su Fidel Castro? Che hai da dire su Fidel Castro? Il sigaro! Righini, zitto e cuccio! Ma sul divano! Ma tu guarda se questo deve venire qua! Vestito da golpista, con la pistola in mano, e minaccia lui, minaccia! Ringrazia di non aver offeso Che Guevara, o se no ti scaricavo tutto il caricatore addosso. Tanto è finta! Cioè, tu vai a fare una rapina alle poste con una pistola d'acqua. Guarda Marco, facevate proprio bene a prenderlo in giro a sto deficiente. Lo so. Ma poi, scusa, ma come faceva lui a essere in classe con te? Bocciato 3 volte. Quattro! No, Righini, dai, però non fare così, no! Guarda che noi te la diamo una mano, grazie. Ma che schifo! Ma stai fermo, ma che ti diamo? Guarda che quello finché non chiede scusa a Fidel per me è morto.
Reghini, hai sentito cosa ha detto Enrico? Dai, chiedi scusa. Scusa. No, Mira. Reghini, più forte. Scusa. Mira il dito. Reghini, più forte, dai. Scusa. Hombre, si tu non urlas, lui da Cuba non sentas. Scusa. Mi accontento. Reghini, cosa ti serve? Cosa possiamo fare per te? Tre settimane fa mi hanno licenziato. No. I miei genitori hanno detto che sono fallito e non vogliono più vedermi. Poverino. Ma no! E sono tre giorni che dormo a casa di un mio amico clandestino evoriano. Ho capito, quindi per questo hai tentato di rapinare le poste. Sì. Oh. Ma vedi, caro Righini, noi non abbiamo nemmeno un euro. Però non possiamo nemmeno mandarlo via così, no, a mani nude. Dobbiamo per forza inventarci qualcosa. Sì, Noi non abbiamo soldi, accidenti. Eppure dobbiamo. Allora, chi tra di noi ha la stanza piena di oggetti completamente inutili, ma che comunque hanno un certo valore? Andrea. Certo. Chi è Andrea? Reghini? Sta a sentire, adesso tu vai qui a sinistra, in fondo al corridoio. Vai nella stanza del nostro amico e prendi tutto quello che vuoi, eh? Va bene, in fondo al corridoio. Sì, vai. Oh mio Dio! Ma qui sembra di stare a Libergo! Come sono contento, guarda. Grazie ragazzi, senza di voi non avrei proprio saputo dove sbattere la testa. Reghini, hai preso tutto, vero? Sì, non vi preoccupate, ho chiamato un mio amico clandestino napoletano per caricare tutto col furgone. Perfetto. Grazie ancora. Ah, Reghini, la pistola. Sì. E mi raccomando, quando hai bisogno di qualcosa, torna. Sicuramente. Grazie a voi. Dagli una mano, alla porta. Ciao Reghini. Ciao Reghini. Ciao. Tutto è bene, quel che finisce bene. Sì. Ma secondo te non è che Andrea si arrabbia? Enrico, ma mi stupisco di te. Ma davvero vuoi mettere la stupida, inutile cupidigia di quel ragazzo contro il bene del prossimo? Hai ragione. Ragazzi! Oddio, Alessio Marcuzzi! E Andrea, cretino! Ora quello si arrabbia con un maiale che cerca di andare in pietà. Ma come gli facciamo a spiegare? Allora che quello gli ha svaliggiato tutta la camera. Non lo so, cosa... Ragazzi, grandi novità! Ragazzi! Oh, ma... Ah, mi siete addormentati, ragazzi, ho un appuntamento con la ragazza che se vivo. Allora, vado a cambiare, se no vado tardi. Oh mio Dio! Ah, ragazzi! Ah, non saranno mica morti! Ragazzi! Hanno rubato tutto! Tutto! E solo me! Che bastardi! Andrea! Sono in quattro, eh! In quattro! Hanno armato i fine ai denti! Ci hanno minacciato a prendere la mano! E poi ci hanno tramortiti! Ma se li riacchiappo quei bastardi, li prendiamo noi! Sì. Verrai Cristo! Ho incontrato un certo Reghini per le scale che mi ha detto che al terzo piano due bravissimi ragazzi regalano i vestiti di un loro caro amico ricco! E a me che mi date! No, mi ci volevo sedere io, però. Oh, mamma! Allora, come è andato l'esame? Male! Fai piano! Ma perché sta ancora dormendo? Sì, è tutto il giorno. Ieri sera è uscito con una tipa che soffre di insonnia. E allora? E allora la tipa non l'ha fatto dormire per tutta la notte. Ma allora, quest'esame? Mi sono rifiutato di darlo. Sai come si chiamava il professore di letteratura moderna? No! Fini! Attilio Fini, io il voto a Fini, ma non glielo darò ma nemmeno ma mai! Figurati se lui deve dare il voto a me. Che palle. Ah, non mi volevi fare assaggiare, eh? Tortellini. Buoni. Tortellini, Fini! Me l'hai fatto svegliare, hai visto? Nottataccia, eh? Poteva andare anche peggio. Pensa che dopo 5 ore consecutive non riuscivo più a sentire le gambe. E lei che continuava a dire non ho sonno, non ho assolutamente sonno.
Beh, alla fine meno male si è addormentata quando ho cominciato a temere per la mia vita. L'hai fatta stancare, bravo. No, in realtà l'ho tramortita con la sveglia del mulino bianco. Giusto, giusto. Ah, Enrico, sì, vado io, vado io. C'è tu, c'è davvero quella sveglia? Sì, Piero! Scusi, cosa? Oddio! Ma chi l'ha chiamato? Cosa? Scusi! Nasconditi! Non mi vedi, Piero! No! Il signorino Andrea Ballet. È lui! Oddio, che mi metto! Il lavoro per suo padre. Sono venuto a portarle la sua paghetta mensile. Ma non mi ha sempre fatto il bonifico bancario, ecco io. Lo sappiamo, ma è scattato l'allarme rosso, signorino Andrea. La nostra organizzazione teme che la sua persona sia a rischio rapimento. E riscatto! Rapimento! E riscatto! Le sue nuove direttive sono di rimanere qui e non muoversi per nessun motivo. Rapimento? E riscatto. Ma figuriamoci se rimango in casa! Ho un aperitivo irrinunciabile con i miei amici del club Mercedes! Negativo! Le direttive sono chiare. Reclusione preventiva e indagini in loco. Anzi, devo andare. Un nostro informatore hanno dato dei movimenti sospetti nel bar qua sotto. Mi raccomando, stia qui e non si preoccupi di niente. Pensiamo a tutto noi. Ma davvero può essere rapito? Sì. È riscattato. No. Ma Andrea... Figuriamoci se rimango in casa. Avevo fatto pure installare i cerchi in lega con lo zafferano. Ma che c'entra? Ma tu non hai paura di essere rapito? Assolutamente no, Enrico. Ma poi scusa, si può sapere chi diavolo sono i tuoi genitori? Beh, non lo so, pensa che è pericoloso pure per me saperlo. Ma come? Pensa che quando avevo 5 anni sono stato spedito in un collegio austriaco sulle pendici di un monte svizzero. Ma no! Ma scusami, conoscono il tuo nome, potrebbero benissimo risalire a tuo padre. Giusto, Enrico, eh? È falso. Mi chiamavo fino a 2 anni fa Andrea Huber. Bello! È il prezzo del potere. Oddio! Cosa facciamo? Avete sentito Terminator? Ha detto che potrebbe essere pericoloso. Ma andiamo a vedere magari chi è, non è che possiamo farlo... Ma potrebbe essere veramente pericoloso! Vabbè, ho capito, ci penso io! Enrico... Anni e anni di manifestazioni in piazza, Enrico! Stavo pattugliando il marciapiede qua sotto. Sotto! Quando ad un certo punto ho visto un tipo sospetto. No! Con il favore delle ombre mi sono avvicinato. Quando da dietro a un cespuglio è saltato fuori un cagnolino addestrato alla difesa che mi si è attaccato alla gamba. Che dolore. Poi che cosa ha fatto? Ho preso la testa del cane. Canezzina! E l'ho fracassata contro quella del padrone. Oddio! Morti sul colpo. La squadra di recupero sta già facendo sparire i corpi. Scusa, dopo tutto questo qui, come sta? Bene? Abbastanza bene. Sono ancora un po' scioccato, quell'enorme cane con quel campanello al collo. Un campanello? Ma il padrone non era mica un ragazzo con i rasta, il giacchetto militare, le trecce sulla barba? Affermativo. No, Valentino! Ma scusa, Enrico, si può sapere chi è questo Valentino? Un tuo amico? No, è un cane, un Rottweiler. Il padrone si chiamava Salvatore Fuffi, un mio amico del centro sociale. Scusa, si può sapere perché ha chiamato Rottweiler Valentino? Perché quando lui saltava addosso alle persone gli faceva dei ricami sui vestiti che nemmeno lo stilista. Se l'è cercata, così impara a lasciare il cane in giro senza la museruola. Va bene ragazzi, ma qua dobbiamo fare qualcosa. Ho trovato, ho visto tutte le puntate del corpo umano. Qua dobbiamo incidere e succhiare. Ma non l'ha morso la vita, cretino. Nella mia giacca ho tutto il necessario per il pronto soccorso. Nella giacca, sì. Ma chi diavolo è adesso? C'è questo enorme ago. Oddio. No. No, no, Andrea, è soltanto una siringhina, è una siringhina con un ago così. No, no. Chi è? Siamo noi, caro tesoruccio, la mamma e il bambino. Sono i miei genitori! Cosa faccio? Inventa una scusa e mandali via, sti rompipalle. Se venissero qui, la loro vita sarebbe in pericolo. Oh, non scherziamo, Mamma, papà, non posso aprire. Ma perché no, caro? Perché sono nudo. Oh,
Chiedo aggiornamenti sulla missione Happy Meal. Ok, bene, tra quanto? Bene. Scusi, cosa? 5, 4, 3, 2, 2, 1. Dio! Scusa, cosa è successo? Cosa? Avevate presente che avevamo notato dei movimenti sospetti nel bar qua sotto? Il bar non esiste. È appena stato fatto detonare. Congratulazioni, signorino Andrea. Non è più in pericolo adesso. Ah, quindi nessun rapimento? Nessun riscatto. Certo. Alla prossima emergenza. Ah. E ricordatevi, il paese è in debito con voi. Arrivederci. Pronto? Mamina? Sì. Sì, 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 torno subito a casa. Torno a casa, perché? Che cos'è successo? Oh, niente. Se sono svenuto, ci hanno scambiato per tre gay. Hanno sparato ai miei genitori. E hanno fatto saltare il bar all'angolo. E quanto sono rimasto svenuto? 5 minuti. Ragazzi, ci sono 2 testimoni di Geova sdraiati sul vostro zerbino di casa. I miei genitori! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Dai, sì, sì, l'esame! No, il professore si è rifiutato di farmelo fare perché non gli piaceva come ero vestito. Effettivamente, chi è il tuo stilista? Richard Ginore! Era una battuta così. Ho un appuntamento! Sì, dal dentista! Con una ragazza! E com'è? Beh, almeno credo che sia carina. Come credi? È che non l'ho ancora vista, è un appuntamento al buio. E se è un cesso intasato? No, no, non può essere. Una mia amica mi ha detto che è molto simpatica e carina. Sì, con un piccolo difettuccio. Si chiama Ugo! No! Roberto! No, si chiama Alessandra e ho il suo numero di cellulare. Beh, chiamala allora. No, io veramente avevo intenzione di mandarle un SMS. Un SMS? Cioè te inviti quella al primo appuntamento e la inviti con un SMS. A parte che non hai neanche il cellulare tutte le volte, prendi quello di Marco, a parte quello. Ma poi quella al primo appuntamento, se manco la chiami, ma gli mandi un messaggino. Quella col cavolo che viene all'appuntamento. Devo chiamarla? Certo. Però ragazzi, aiutatemi voi, perché lo sapete io come sono al telefono. Mi inibisco e non spiccio parola. Enrico, sta tranquillo. Ci siamo qui io e io. E io? Sta lì. Vabbè. Sta buono. Pronto? Pronto, Alessandro? Ciao, sono Marina! No, sono... Marina mi ha dato il tuo numero di telefono. Ma senti, che ne dici se stasera io e te coadiuvati, consumassimo, cioè consumassimo noi cosa? Insieme, tu con la mia modesta, con la mia modestissima persona, un pasto. Anche molto frugale, si fa a casa tua? Verso le 8:30, io tra l'altro non so nemmeno dove abiti. Va. Ah. Va bene. D'accordo. Perfetto. Ciao. Che schifo di telefonata. Cosa avrebbe detto? Il telefono spento. Andrea, con chi sei al telefono? Io al telefono? Stavi spasciucchiando la cornetta. No, stavo spolverando. Ma dai, chi era? Era Alessandra. Alessandra? No, cioè, lui ancora non c'è uscito e tu li rubi dalla ragazza. Ma ti hai capito? Mi ha chiesto un favore a me perché sei timido, allora io... Sai com'è? Io quando un amico chiama io rispondo sempre. Tu hai preso un appuntamento per lui, ho capito. Hai capito? Bravo. Dov'è Enrico? È di là. Enrico ha detto che prima un appuntamento, ma dopo è con te. Ero sicuro, sono pronto. Ragazzi, questa è la miglior camicia che ho. Pensa la peggiore. Sì. Ma tu davvero vai vestita al primo appuntamento come un cosacco che va al ballo della steppa? Ma... Senti,
Facciamo così, vado io in camera tua a prenderti qualcosa, la scelgo, sempre sì. Che tu abbia qualcosa di decente, va bene? Va bene. E tutto va bene. Sì. Vado io. Sì. Ivan Drago, ma che gli dici al primo appuntamento? Ti spiazzo in due. Mariana! Era Adriana, cretino! Ecco qua, meglio, sicuramente meglio, qua è sempre rosso. Se non ci fossi tu, Marco. Dai, questo è perfetto. Quindi ora ragazzi, io vi saluto, me ne vado. Già meglio, già meglio. Se non ci fossi tu, Marco, tu. Ciao! Fermo! No! Assassino! Oh, brucialo! Non fai neanche 10 metri che ti ferma la polizia per perquisirti! Fermo! Ci sarà un motivo all'osso, ma è l'unico! Sì, Marco, brucialo! Tieni! Sempre. Prendi questo! Bisogna sempre starti dietro! Però, a me mi sta proprio bene! Perfetto! Ma cioè, è tua vista la perfezione! Ragazzi, non per vantarmi, ma ogni volta che faccio centro in casa delle mie rispettive signorine, porto via sempre un souvenir! Già! No, scusa, di solito uno porta via un paio di mutandine, un reggiseno, una calza, non un cappotto da uomo. Ragazzi, scherzi a parte, qui sta scattando l'operazione troppi galli nel pollaio. Cioè? Nel senso che noi stasera non dobbiamo essere in casa, Marco. Dove siamo? Mettiamo la cosa vada ben oltre le più rose previsioni, Marco, certe situazioni richiedono un po' di provaci. Provaci? Un po' di paralisi. Paralisi? Un po' di pilas, pilates, pilates. Un po' di intimità. Ah, privacy! E io che ho detto? Gnoma. Allora, ascolta, tu adesso vai a cena a casa dei tuoi genitori, poi dopo fingi una crisi di attaccamento alle sultane materne e rimani a dormire da loro. Va bene, la cosa mi fa piacere, ma va bene. Tu? Io? Che giorno è oggi? Venerdì. Venerdì, Ingrid la svedesona, alta 1,82,75 m periodico. Senti, per accontentarla tutta, me la devo fare un po' alla volta, comunque ti do un consiglio. Un consiglio, con quella a cena stasera non parlare di politica, le donne non piace. Prometto. Prometti? Prometto. Mano destra. Vai! Con impegno e con fatica alla conquista della... Vieni, vieni! Wow! Che carina questa casa! L'hai arredata te? Sì, io ho una certa inclinazione per l'architettura. Ma prego, accomodati, germoglio di Sonia, vieni. Grazie. Sai, questo nostro modo così particolare di esprimere la nostra personalità è... Sì, proprio vero. Sai, scusa, io mi sono reso conto soltanto ora che è stato poco romantico portarti a cena alla festa dell'unità. Ma sai, per me quel luogo è così significativo, capisci? In che senso? Nel senso che si incontrano tante nuove persone, si possono fare tante nuove esperienze, avere scambi di opinioni... Oh! Scusami! Capisco. Scusa, è soltanto che io ero lì. E allora ho composto una poesia per te mentre tu sei andata in bagno a vomitare il fritto misto. Per me? Sì. Che carino. Guarda. Ma l'hai scritta un tovagliolo. Sì, sì. Guarda, te la leggo. Sì. Il girasole non volge lo sguardo al sole, ma adunca la sua chioma di fronte a te. Oh mia barboncina, ed è proprio qui, in questi miei. E che c'è una patacca d'olio, non so. Lavi gli occhi, e le campane suonano la festa, per me e per te. Olè! Questa l'ho aggiunta ora, ti è piaciuta? Io credo che... E zitto, vado in bagno! Vai pure, vai! Io adesso sto meglio. Sì.
Sono 125 secondi che sei in bagno, una vescica un po' debole, ma è tutta salute. Sì. Sì, beh, accomodati, germoglio di soia, vieni. Senti, hai bisogno di qualcosa? Beh, sai, in questo momento avrei proprio bisogno di un po' di cocktail. Scusa Enrico, scusi signorina, è che ho dimenticato... Le palle! Te ne servono almeno due di palle stasera! Le palle! Eh sì, le palle da tennis, perché sono in ritardo con qualche lezione. Ma a quest'ora? Eh sì, appunto, sono in ritardo, quindi gioco con due palle, a volte con quattro per recuperarle. Ma sai che la tua voce non mi è nuova? Per forza! No, Andrea, ma cosa diavolo vuoi? Ma lo vedi che mi stai rovinando la serata? Scusa, ti ricordi Ingrid? Mi ero dimenticato che è fissata con i vichinghi. E allora? Avrei bisogno di quel vestito di Conan il Barbaro. No, ho capito. Quello è in camera di Marco. L'ha usato. Sì, l'ha usato lui quell'ultima volta lì allo sciopero davanti alle poste. Vai. Grazie di Scusa, ma cosa c'entrano i vichinghi con il tennis? Vedi... È una nuova disciplina olimpica, il tennis vichingo. Si gioca con la spada, si colpisce con la spada. La palla. Era questo, vero? Sì. Grazie. Scusi, signorina. Ciao. E stasera mi ringrazio. Ci mette tutta la pelliccia addosso e non è uno sport estivo, però è bello, il tennis vichingo è molto bello. Sì, certo. Beh, comunque, finalmente soli. Che cosa potremmo fare? E ora, germoglio di soia, ti leggerò un'altra delle mie poesie. No, non c'è scritta la mia poesia lì, ma... Vabbè, ora, atmosfera. Bollenti spiriti, ho un caldo e la passione divampa. Torna subito, fa un po' caldo qua dentro, se non ti dispiace mi tolgo i maglioni. No, fai pure. Ecco cos'era il tuo impegno di prima. Era il raduno delle visti in piazza del comune. E io me lo dovevo immaginare che uno che ti porta a cena alla festa dell'unità non poteva che essere un peccante comunista. Sì, a te ti hanno chiamato Alessandra come la Mussolini. Parli bene tu, Enrico Berlinguer. Ok, le dico contro il... Ma cosa sta succedendo qui? E lui chi è? Bersani? Perché ho la faccia a mappe il difettoso? Si può sapere che succede? Ma che ci fai tu qui? Io ero andato a casa mia, i miei genitori erano talmente contenti di avermi a casa che si sono ubriacati. Li ho trovati completamente ubriachi che ballavano il flamenco sul tavolo di cucina. Che caldo che fa! Che caldo, sfoglio. Meno male che sono passato perché ho evitato una disgrazia. Disgrazia? Ma è lei la disgraziata qui? La figlia di Borghezio! Ma è questo? Ma che figura mi facevi fare con i miei amici del club rossa bandiera bandiera rossa rossa rossa? Cos'è un club di scioglilingua? No. Ma comunque qui c'è poco da scherzare, Per poco non morivo intossicata. A una festa dell'unità mi ho portato questo bolscevico. E dove volevi andare a cena, A casa del trota con i soldi della Lega? No, fermo! Allora, ma vi rendete conto quanto siete stupidi tutti e due? Leghisti, comunisti, ma che vuol dire? Noi in fondo siamo tutti italiani. Ho detto italiani! E cristiani! Adesso mi leggo il giornale. Ecco qua. Marcolicchio. Senti, non è che mi potresti prestare il cellulare? Va bene.
Però fai in fretta. Sì, eh? Sì, devo andare un attimo Alessandro. Sì, vai sì. Di là che sto leggendo. Sì, sì. Pronto? Ciao Alessandra. Ciao. Che cosa? Io al tuo raduno delle chiste a Belluno non ci verrò mai. Sì. Ma con chi ti credi di parlare? Io che ho fatto più presenze in piazza a marciare con gli striscioni che presenze a scuola. Sì. Certo, cioè, Alessandra, o mi accetti per quello che sono o non se ne fa di niente. Sì, sì, vabbè. Ma che figura farei con i miei amici della sinistra? Sì. Ciao! Oh! Ti sei messo due scarpe diverse! No, e che facevano pandan con i calzini! Che cretino! Comunque, potete scommetterci, io, leghista, non ci diventerò mai! Perché io non farò la figura del cretino! Perché io non sono un cretino! È quello che stanno suggerendo le scarpe! Marco, ho bisogno del tuo aiuto. No, sì, sì, è che io ho un problema, quindi... Senti, non ho soldi, va bene? Ma scusa, sei tu il milionario di questa casa e chiedi soldi a me. Vabbè, grazie per i complimenti, ma vedi che ho un problema. Voi mi considerate sempre un superficiale, uno senza cuore, un ragazzo che pensa sempre ai soldi e alle donne. Ma ad oggi tutto ciò deve cambiare. E quindi... Ma poi scusa, cos'è oggi? La giornata nazionale contro l'idiozia? Marco... Tutti che vogliono dimostrare di non essere dei cretini. E dai, accettati per quello che sei. Marco, ho conosciuto una ragazza. E per far colpo su di lei... No, oh mio Dio! L'hai portata a 180 in Mercedes sull'Aurelia. No, questa no. Oddio, ti sei messo quelle stupide maschere di carnevale per far colpo. No, quello non l'ho mai fatto. È stata... me lo sono sempre inventato. Davvero? Sì, sempre. Meno male. Ma scusa... Il problema è che, vedi, l'ho invitata a cena... Ho accettato l'invito. Ma dov'è il problema? Ma scusa, perché tu chiedi consigli a me sulle ragazze? Perché sono una ragazza molto colta e intelligente. E quindi tu... Oh mio Dio, una tragedia. Sì, e più è anche bella e molto affascinante, quindi insomma... Oddio, quindi non è proprio il tuo tipo. No, però siamo a cavallo perché ho conosciuto il suo professore, il professor Pagliacci. Sì. E mi ha spifferato che il suo autore preferito è Kozalevskij. E posto, yes! Vabbè, e poi quell'altro da quello che ha fatto i promessi sposi, Manzotin. Manzoni! Ma quell'altro da quello che ha un occhio bendato, come se sono? Piratello e un pirate Pirandello. Zola? Zola! Dove? Vabbè, Marco, qua siamo in alto mare. Siamo veramente in altissimo mare. Ma guarda, non è possibile far niente. L'unico libro che ti ho visto in mano l'hai usato per spiaccicare un lombrico che era sulla finestra. A parte che era un mollusco, e lo sai che sono molluscofobico. Ma che c'entra? Ma voglio dire che è impossibile. Quando arriva questa? Dovrebbe essere qua a momenti. Io, e che dobbiamo fare? Che dovrei fare io? Non lo so. Citami qualcosa, tu che sei tutto. Vabbè, vabbè, ti cito, facciamo così, la fine di Memoria al sottosuolo. Memoria al sottosuolo? Sì, conosco. Che tra l'altro ci hanno fatto anche un film. L'hai visto? Sì. Sì, mi dispiace dirtelo, tra l'altro è il film preferito da tua nonna, no? Tremors. Ma quello... Mettiti giù, non è quel film. Allora, meno male che lo so a memoria, comunque il finale te lo cito. Va bene, tu scrivi, prendi appunti sì, e poi dopo ci aggiungi una frase tua, qualcosa di romantico, eh? Sì, va bene, sì. E meno male che lo so a memoria, perché qualcuno ha usato questo libro per spiaccicare un lombrico mollusco che era sulla finestra, che guarda casa era aperta. Scrivi. Per quanto riguarda propriamente me, non ho che portato alle estreme conseguenze la mia vita e... Scrivi, sì. Quello che voi non osavate portare neanche fino a mezza via, sì, ingannandovi da voi. Certo. E per giunta, scambiavate la vostra viltà per saggezza. E quindi, finché noi non riusciremo a trovare un mezzo, un modo per rinascere attraverso un'idea, un libro, e poi qui ci aggiungi qualcosa di tuo, il gioco è fatto, qualcosa di romantico. Certo, scusa, sei fatto. Guarda, non ho parole, vado via. Scusa, Marco, per quanto riguarda appropriatamente me, qua ho bisogno di una mia interpretazione, come faccio per... Avanti! Ferma lì, ciao, sono lì. Ciao. Nuova sciarpa, ti piace? Ultimo modello. Ho scritto qua qualcosa per te, se... Per quanto riguarda appropriatamente me, io sono io e tu sei te. E se lo vorrai,
saremo noi. E io stasera con te volevo andare a mangiare, però prima se posso andare a... Ok? E quindi io ho detto, non so cosa scrivono questi libri, nel senso questi libri sono niente in confronto a te, cioè te sei niente in confronto, cioè volevo dire, ristorante cinese o pizzeria stasera? Sei proprio un cretino. Ecco, chiamerò Luana anche stasera. Ora, finalmente leggo il giornale. Ma allora sei proprio insistente, sei. Ancora il mio cellulare! Ho detto che io alla tua manifestazione non ci vengo, lo vuoi capire? No, non me ne frega niente. Io sono uno che non cambia mai idea, hai capito? No, ti ho detto che non ci vengo ed è no! Oh, tieni, va! Ancora con la manifestazione leghista? No, alla marcia in piazza con i ragazzi dell'occupazione del liceo. Ma... è incredibile, Sì, ma lo sai cos'è ancora più incredibile? Che io 5 ore fa ho comprato questo giornale, 5 ore fa ho cominciato a leggerlo e ancora non ho finito! Ma questo ma è incredibile! Se tu lo lasci qui, ma come fai a finirlo il giornale? Ma quando arriva vorrei sapere io... Oh, finalmente! Amore, cosa c'è? No, amore, adesso non devi più preoccuparti. Ah, i tuoi vecchi compagni hanno smesso di minacciarti perché sei rinsavito, eh? No, ma comunque ho risolto tutto. E come? Ho trovato chi gratis può proteggermi. Una scorta, una guardia del corpo. Ah, un gorilla. E tu come lo sai? Occupato? Occupato? Ma quanto hai? 20 euro. Ma vai a cagare, dai! Va bene. No! Ciao! Ciao, e tu che ci fai qui? Sono venuta a trovare il fornaio. Aspetto che si svegli e poi vado da lui. Ma stai bene? Sì. Ciao, Eva, come stai? Non tanto bene. Ciao, Andrea. Ciao. E tu non mi saluti? Ti ho salutata 20 minuti fa mentre facevi il footing al supermercato. Ma non è colpa mia se il supermercato è enorme. Davvero è così enorme? Sì, è davvero così enorme. Pensa che io l'altro giorno sono andato qua sotto a fare la spesa, sono entrato e quando sono uscito alla Venezia ho detto che cazzo succede? Spiritoso. Io comunque al supermercato ci vado solo per correre, per fare la spesa vado all'alimentari. E perché? Perché hanno cose genuine, al supermercato non so cosa compro. È vero, sono terribili gli alimenti geneticamente modificati. Pensa che io l'altro giorno al supermercato sono andato e ne reparto frutta e verdura e a un certo punto sento fare ciao, ciao, ciao. E chi è? Lemore! Pensa a me invece l'altro giorno hanno mandato a cagare. E chi era? Le prugne. E voi siete fortunati, a me l'ultima volta mi hanno fatto ciao berricciolone. E chi era? I finocchi. No, il commesso. Aia, aia. Comunque prima stavi dicendo che stai male, che... No, niente di grave. Che ieri sono andata dal dottore e mi ha detto che devo fare le punture. Ma io non so come farle, non so a chi rivolgermi. Non. Ma chiedi a mio cugino. Perché è un dottore? No, è un drogato. Shh, si sta svegliando il fornaio. Finalmente vado da lui. Sei un cretino. Ma che fatto andare via? Stava carezzando! Ma tu che razza di famiglia! Ma dai, io non metterei di fare la piaga, ora perché ha una famiglia completamente pazza e un cugino drogato. E ti stai dimenticando lo zio che è stato condannato a 20 anni in carcere per aver sodomizzato un pavone. Grazie per averlo ricordato, grazie. A proposito, come sta Pavone? Male, non ha più fatto la ruota. E comunque tutti abbiamo avuto 20 anni! Comunque devo dirvi una cosa importante, Oh, finalmente è una storia normale, che non ha la solita trama, che sarebbe tu ti innamori di lei, lei si innamora di un altro e l'altro si innamora di te. No, è una cosa veramente importante. Che c'è? Che è successo? Oggi mi hanno licenziato. Beh, perché? Ma un errore a nulla, ho messo i soldi sul libretto di risparmio sbagliato e così, primo errore, ma quanto? Cifra a nulla, 20.000 euro. Che pignoli! Ah, ho fatto ricorso. No! E ora che lavoro fai? Vi ricordate Righini? L'ho incontrato qua sotto. E quindi? E adesso noi rapiniamo! Tu sei pazzo!
Bello, come nei film! Non ci si vede tanto bene. Tu sei completamente pazzo. Ma no, è lavoro provvisorio, dai. Ma che, ma me lo chiami lavoro? Eh sì, finché non trovo qualcosa di meglio. Vai. Vedrai che se trovo qualcosa di meglio... Ma lascia. Pronto? No, guardi, non ancora. Cioè, devo sempre lavarmi i denti, poi ero qua che chiacchieravo con lei. Ma poi scusi, che cosa gliene frega a lei? Che co... Ma... Lascia a me, dai. Ma si può chiedere se uno è pronto? Ragazzi, sì, pronti? Sì, sì, d'accordo. Glielo passo subito. Marco, viene per te. Per me. Ma pronto? Per me. Pronto? Che cazzo? Mamma? No, mamma, no. Come sei qua sotto? No, mamma, non, no. Non sali. Mamma? Mamma? Buttato giù. Accidenti. Ma perché non vuoi fare salire i tuoi genitori? Perché i miei genitori dicono che vivo con dei cretini e mi stanno stressando perché vogliono che io vada via da qui. E allora io, per non farmi stressare, ho detto che da qualche tempo qui con noi vive un dottore, un medico. Ma il medico? Diciamo che il medico è il fornaio. Ma lo conoscono. Oddio, questi sono ore. Che favore, pensate ci vuoi, fate qualcosa. Te non ci sei. Non ci sono. Okay, te non ci sei. Marco ci vuoi. Te non ci sei. Vai, te vai, Marco, vai. Allora. Marco, dov'è? Marco, buonasera. Buonasera. Buonasera, prego. Prego, buonasera. 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 Ciao. Ciao. Marco. È di là. Ah. Assaggiate un po' questi biscottini. Li ho fatti sì. Con le mie manine. Sì. Buoni, buoni. Buono? Buono. Tu, Andrea? Sì? Vieni, caro, assaggia anche tu. No, guardi, la ringrazio, ma ho già fatto colazione sì, 4 settimane fa, sono a pieno. Guarda che ci offendiamo, Se vuole lo offendo io. E prendo magari anche un pezzettino. Bravo. Andrea? No, Marco? Vieni, caro, me l'ha detto Andrea che ci sei. Eccomi. Ah, meglio tardi che mai, ciao, tesoro mio. No, i biscottini no! I biscottini, no. Sì, sì, sì. Ne prendo due. Ne prendo due. Bravo, tesoro di mamma. Buoni, Sì, anche tu. E il dottore? No, il dottore sta operando, Mamma mia, sarà una cosa lunga. Lunghissima, dispiace. Oh, che peccato, volevamo proprio conoscerlo, vero? Già. A che cosa sta operando? Al cuore. Al cervello. Al cervello. Al polmone. Al malleolo. È un paziente molto sfortunato, proprio. Andiamo via. Scusate, devo aprire che... Chi è? Per la ecco il dottore che ha fatto noi che sta lavorando fino adesso. Ehi, passo, che dottore? Il dottore! Ecco il dottore! Ecco. Dottore, dottore! Dottore, un biscottino! Okay. No, grazie, non accetto dolci dagli sconosciuti, Come preferisce? Com'è andata l'operazione, dottore? Beh, mi hanno tolto l'appendicite un anno fa, è andata bene, e così avevo potuto fare che fare. Scherza, com'è simpatico! Simpatico! Sa, dottore, io e mia moglie contentissiamo che Marco stia con una persona come lei, una persona sana di principio. Non come quei cretini che sono di là. Ah no, ma sono sicuro che non sono così male. Ah no! Ma guardi Andrea! Andrea! Vieni qua! Sì? Mi dica! Per favore, Andrea caro! Mi potresti portare un bicchiere di latte di pecora? Subito. No, e noi abbiamo soltanto bicchieri di carta o di vetro, mi spiace. Andrea! Chiedo un bicchiere con il latte dentro, vai! Ah, un bicchiere con il latte dentro! Che scherza, anche lui è simpatico, proprio. Che il problema, guardi, è che il latte... Vai via! Vai via! Che le dice? È un sano cretino! No, è un cretino, ha ragione! Sa, dottore! Volevo dirgli un'altra cosa. Noi siamo contenti pure che nostro figlio stia con gente nuova, se da piccolo solo sempre era. No, c'è differenza tra essere soli e sentirsi soli. Io mi sentivo terribilmente solo. Ah, sì, poverino, se immagini che lui passava quasi tutto il suo tempo con il portinaio Gaetano. Gaetano. Il portinaio del nostro stabile. Gaetano era l'unico che mi voleva veramente bene, me lo ricordo ancora. Ogni giorno quando mi vedeva, mi salutava, mi dava una caramella e poi si apriva l'impermeabile. Ma torniamo a lei, dottore. Che tipo di dottore lei è? Beh, porta a porta. Come? No, no, no,
cioè che in ospedale vado di porta in porta a curare dei pazienti, sì. No. Io volevo sapere in cosa specializzato lei è. Che cosa che c'è qui, che batte forte e fa girare il sangue in tutte le vene. Sì. Il cuore! E ci volevo solo parlare io, Riva. Che bello! No, non è educato, prima no! Voglio vedere. Enciclopedie! No, perché sapete, io nel tempo libero vendo enciclopedie, sì, e odio restare con le mani in mano. Anche se ci sono posti peggiori dove mettere. Che uomo, Fermi tutti in polizia! Sappiamo che qui è entrato un ladro di enciclopedie rubate! Allora, è da mesi che lo cerchiamo, chi è il ladro? Lui! Dai, in arresto! No, è possibile! Allora le ripeto che lei è in arresto. Ma io non vendo enciclopedie! Ah, sì? E quella che ha lì che cos'è? È un'enciclopedia, ma lui me l'ha data. Oh. Io guardi che io sono un professore, sa? Un luminoso della medicina. Ma no, illuminare si dice. Sì, giusto. Che cosa fai? Suggerisci pure, pecora. Ma claro, ma guarda che lui aiuta un sacco di gente, sei un gran professore. Ma che professore? Imbroglione lui è. Ma un biscottino. No, grazie, sono in servizio. Ma via, su ne prenda uno, ne fa tanto bene. Beh, visto che non ho nemmeno fatto colazione. Bravo. Fermo! Che fa? Non lo mangi se la vita tua ci tiene! Ma che stai dicendo? Ma sei matto? No, lo devo dire, sa! Sono 30 anni che prepara questi biscotti! I migliori! E schifo sempre hanno fatto! Schifo? Ma se ne hai sempre mangiato! No! Bricciolati sempre gli oni nella vasca dei pesci. Ecco perché quei poveri pesciolini morivano tutti. Ma io... Ma senti, ma io ti chiedo il divorzio, sai? Brutta coglione, Cosa hai preso il divorzio? Ora basta! Vi batto tutti e due dentro, così vediamo chi ragiona di più. Discorsi alla nazione. Ma come ti sei vestito? Questo è il mio completo che mi identifica come nuovo adepto del Findus. Ah, vabbè, divisa strana, però hai trovato lavoro, quindi surgelati, vabbè. No, ignorante! Findus, Federazione Internazionale Duce Supremo! Ho pensato, ho fatto 30, posso fare anche 31. Certo. Anzi, è meglio che mi procuri subito un po' di olio di ricino e un bel manganello. Scusa, perché l'olio di ricino? Perché devo fare come esame di ammissione una purga. Anzi, non è che mi potresti fare da cavia? Guarda che lo prendo io il manganello, eh. Dai, ma fallo per amicizia, mi serve per fare bella figura col capo camerata. Ora vai a cagare, te la purga. Ma dai, prestami 100 euro, pago qualcuno per farsi purgare. Perché ho la faccia di uno che ha 100 euro? Ma certo che sei proprio un bel amico, ma se c'era lui! C'era lui cosa? Ma lo sai che oggi sei veramente insopportabile? E allora? Anzi, da quando non lavori più sei sciupato. Proprio. Io non lavoro più. Ieri notte ho fatto il palo per tutta la notte, non lavoro più io. Ah, sì, ora me ne dimenticavo. Guarda, ho incontrato Righini qua sotto. Ma no, si è rimesso a scippare qua sotto. Sì, è la terza volta questo mese che lo becco. Ma la prossima volta gli sparo. Anzi, lo burgo! Fai bene, glielo ho detto di smettere qua sotto. Però, Marco, guardandoti meglio, stai bene. Meglio di altri giorni, una bella cera, un volto luminoso. Sì. Cosa vuoi? Mi ripresti 100 euro. Allontanati da me, Iena. Oh, Andrea! No, Andrea! No, cos'è successo? Ma cos'è grave? Andrea! Ma
tragedia, oddio! Qualcosa dei parenti! Peggio! Qualcosa dei zii! Peggio! E i genitori? Mi hanno rubato la macchina! Questo sarà il locatore, io! Salve, salve! Buonasera, dottore! Questo mese l'abbiamo pagata, no? O sono un dottore? Ah, scusa. Grazie. Però l'abbiamo pagata? Veramente no? No, ecco. Abbiamo dato tempo fino a domani. Ah, ecco. Quindi per i soldi ripasserò. Grazie, grazie. Allora come va, Picciotti? Tutto a posto? Insomma... Ma non gliel'ha mai detto nessuno, stavolta parlo, eh! No. Che lei è un uomo privo di scrupoli e coscienza, non lo vede che qui c'è un uomo che soffre? Sì. Ehi, giusto due giorni fa. Filino gliel'ha detto. Guarda caso, adesso è all'ospedale con tutte e due le gambe maciullate. Ah, le gambe maciullate. Certo che la gente dovrebbe pensarci bene prima di dire qualcosa, che poi lo sappiamo che era un uomo con una grande coscienza e milioni di scrupoli. Ma lontano che lo piange. Già, è quello che pensa. Comunque, ero passato perché ho preso il numero di tagga di quello che ha graffiato la macchina a bambò. Grazie. Grazie. Bene. Come si dice? Baciamo le mani, perciò. Sempre siano baciate. Hai visto che poi tutto è finito bene. Pensa che ieri per guardare lo sgraffio mentre mi chinavo ho trovato pure 500 euro. Ma che culo, dai! Ma, basta me ne scelto. E va bene. No! Tranquillo. Guarda, io non ho parole, ma... Voglio dire, com'è possibile che ti va sempre a finire tutto bene? Non hai mai un problema? Voglio dire, vivi così in un mondo tutto tuo e nonostante tu sia completamente incompetente in qualunque cosa, immaturo, indisciplinato, interista. È incredibile. Beh, in effetti, sì, ci ho pensato. In effetti, l'unica cosa che mi ricorda i miei genitori è quel bonsai. Il fatto che ogni volta che ho... Sì, con la mela. Ogni volta che ho un problema, basta che faccio un numero e loro mi risolvono qualsiasi problema. Come dire, è come se ogni tanto mi sentissi un po'... Onnipotente. Onnipotente, chi sarebbe suo padre? Dio! Figlio, finalmente ci sei arrivato. Bravo, vedo che hai fatto crescere l'albero del peccato e che non hai mangiato la mela. Molto. Adesso va, figlio mio. Va nel mondo a diffondere il mio verbo. Vado, padre. Adesso... Ho capito qual è il mio compito. Mi levo queste bestie da mortale. Non pensavo di essere Batman. Come va? Da Dio. Giusto. Che domanda inutile. Dire. Ma lascia domandare a me, guarda. È sua fluorescenza ha un po' di olio di ricino. Ma scusi, ha un cervello un po' fluorescente. Vado, padre. Figlio mio, bravo. Va a diffondere la saggezza della Bibbia. Ah, la Bibbia? Beh, io avevo preso il catalogo di Postal Market. Ma noi è una vita che glielo facciamo notare, eh? Sì, così, appena appena, proprio. È un piacere comunque averla qui a casa, eh? Sì, insomma... Ragazzi, è giunto il mio momento. Tornerò presto a trovarlo, ma adesso il mio mondo è là. Sono commosso. Sono commosso! Mancherai. Cari amici, tornerò presto a trovarvi. No, ma tu dove esci? No, ma... Dove vai? Ragazzi, da medie Bibbie derivano medi poteri. Ma cosa c'entra? Ma cosa vuoi? Ma no! Ma sta volando! Ma qua... Secondo me è ancora convinto di essere Superman. È incredibile. Sa, signore. E però senza tre come facciamo a pagare l'affitto? Siamo in tre con il fornaio, manca uno. Porca paletti, io non ci avevo pensato e ci vorrebbe un miracolo. Andrea! È lontano, accidenti. Però dai, ha detto che torna a trovarci. Speriamo presto. Vabbè, io vado a rapinare qualche vecchietto davanti all'Inps, sennò... Sì, ho già ritardo. Anch'io vado a protestare contro l'immigrazione, me ne frego! L'altro si è addormentato e loro non ci sono e io non so che fare.
Oggi, tranquillo, vieni da qua! Non è possibile, devono ancora pagarmi in mese. Io vi ammazzo! Voi non sapete chi è Don Vito Minghioni! E tu, se tranquillo, vieni da qua! Ora piglia un paio! Ascolta, biondo, sarà meglio che abbassi il volume della voce. Qui c'è gente che lavora e dorme, va bene? Ma tu che minchia sei? Ma vaffanculo! Thank you.